Siamo a 5. Su questo non c'è un di dubbio, sì, siamo a 5. Come è arrivata questa quinta vittoria? Sono contento, oggi mi hanno ridato un po' di concretezza, mi hanno ridato un po' di consapevolezza che è una squadra che quando gioca concentrata e determinata è una squadra importante. Oggi volevo quello perché ne venivamo da una partita dove l'avevamo fatto per un quarto d'ora e questo non può caratterizzarci come squadra. E sono contento, comunque l'avversario ora poi sembra più facile di quello che era, ma non è proprio così. La prima mezz'ora non è stata proprio semplicissima. Metterla su questa, andare al riposo tra il primo e il secondo tempo con il doppio vantaggio è stato un grosso risultato. Secondo me abbiamo fatto proprio bene perché non era facile, loro stavano chiusi bene, ci aspettavano la loro metà campo, quindi gli spazi era difficile trovarli e secondo me abbiamo fatto anche sui gol due azioni importanti e altre due o tre dove poi la palla per un niente è uscita fuori, non l'abbiamo colpita bene, però soddisfatto del primo tempo. Il secondo tempo va bene. Ce lo siamo proprio detti nell'intervallo, bisognava non mollare la presa, come abbiamo fatto a Valenza, che poi siamo entrati morbidi. Quindi siamo entrati bene, concentrati, abbiamo fatto il 3 e da lì credo che poi la partita sia andata un po' così, scemando, ma anche nel tranquillizzarsi l'abbiamo tenuta con attenzione. Non abbiamo rischiato praticamente nulla, se non su una voglia di giocare noi. Abbiamo provato a giocare comunque e abbiamo perso un paio di palloni cercando di comunque di giocare in un certo modo. E va bene così, perché glielo chiedo io e quindi è giusto così. Parlare di singoli è sempre difficile, però è anche il mestiere dei giornalisti stuzzica. Chiarumi un gradino sopra gli altri forse e Granieri ancora un po' indietro di condizione. Ma io credo che Chiarumi abbia fatto quello che è nelle sue capacità, ok? Ne viene da una tribuna domenica scorsa, ne viene da una settimana di allenamento fatta benissimo e ne viene da una grossa prestazione. Secondo me è quello che uno deve fare, deve allenarsi bene in settimana e poi marcare presente la domenica. Lui è un giocatore che ha qualità immense, deve associare le qualità immense al pensiero, perché queste le volte vanno su un pensiero diverso da quello della squadra. Quindi le sue caratteristiche, le sue qualità le deve abbinare a un tempo di gioco che è quello della squadra. Lui ogni tanto, quando c'ha le giornate o quando si spegne, va un po' per conto suo. Oggi secondo me è stato favoloso, ha fatto una grossa partita, sono contento, ne abbiamo parlato in settimana e quindi mi ha dato delle belle risposte e sono contento che abbiamo fatto esordire un 98 di Rolo. Sono contento di non avere nessuno squalificato per domenica prossima e adesso ci tocca fare una bella settimana. Ciao, Granieri ancora un pelo indietro. Ma sai, Granieri un pelo indietro, entrare comunque sul 3-0 dove i ritmi si erano un po' abbassati, secondo me ha fatto 4-5 giocate importanti. Poi il ritmo partita lo prenderà quando gli darò modo di fare partita. Lui l'allenamento sta facendo benissimo, è un giocatore che secondo me, e ne sono certo, da qua alla fine dell'anno darà un grosso contributo alla squadra. In questo momento le cose vanno bene, anche se potessi io fargli fare qualche minuto in più, in questo momento la squadra sta andando bene. Ghigliazza, Mazzucco in mezzo stanno facendo un buon lavoro, mi permettono di giocare con 4 giocatori molto offensivi e quindi per adesso proseguo su questa strada. Io parlo con i giocatori, ho parlato con Granieri, sta lavorando bene. Tornerà utile. Tornerà assolutamente utile, ma non c'è ombra di dubbio, ma come aspetterò Priolo il giorno che avrà risolto i suoi problemi fisici, come sono sicuro che ci darà una grossa mano Pavesi. Insomma, oggi Ghigliazza gli ho fatto fare anche un po' il centrale di difesa che non gli avevo mai fatto fare, il suo l'ha fatto, credo che sia un bel gruppo, credo che quando manca qualcheduno all'appello ci siano i presupposti perché qualche d'un altro risponda presente e sopperisca a questo. Ci sono squadre che secondo me sono monotematiche, nel senso che si basano tutto sulle giocate di uno o due giocatori. Secondo me qua ce ne sono tanti che possono fare la differenza,
dal momento in cui giocano in un contesto, in un collettivo, e oggi secondo me ci siamo espressi anche bene. La qualità dei gol che abbiamo fatto mi sembra che sono quadrato, a parte il rigore, ma il rigore è frutto di un'azione, quindi abbiamo fatto 4 gol su azione. Prima cosa, sappiamo che Pinerolo stava perdendo, alla fine ha vinto. Domenica è una partita dove bisogna rischiare di vincere a tutti i costi, o... Ma non lo so, credo che sia una partita bella, importante, non vedo l'ora di arrivarci, perché insomma, sono i primi della classe, sono la squadra da battere, e se vogliamo così incominciare a pensare che possiamo giocarci qualcosa anche per il primo posto, è ovvio che bisogna cercare di tornare dal Pinerolo con qualcosa. Perfetto, mister. Posto, ragazzi? Ah, questo mi voglio. Anche oggi è il merce rare, dicono quest'anno, che sono un po' fuori. È un tifoso che abita in Toscana. Ho letto qualche... forse sul Monferrato, che scritto tu. Sì, che ha qualche parente qui. Sì, sì. Però vive in... Però sono tifoso tutti gli anni. Sì, poi quando Casale giocava di là, tipo a Rimini, Bellaria, veniva sempre a vedere la partita. Bene, bello che sia così. Bello che sia così. Ecco,